Un mortale, Malzi. Io sono Maximus Arefin Benvenuti su Temperia. Che le radici dove si è tuffata Nami si riaprono. E, e vedi che Nami salta fuori da non si sa dove. Dannazione, nami. nami. Nami, Mi ci butto. Eccomi qua, Gudrik Come stai? Hai sentito Nami che diceva, eccomi qua. Ah, io l'ho sentita. Sì, certo. È ah. stato divertente. È stato molto divertente. Ho fatto un bel tuffo, senti tutto, Woodrick Ok, divertente solo per te. Che cosa è successo una Ho volta fatto... che sei andato via? Ho fatto un tuffo nel mondo della natura e della terra. Era bellissimo, potevo essere eh. radici. Ma... La prendo per la collottola. Ah. Io, non, io non so che lui la sta sentendo, no? Non percepisco anche lui. No, no. Ok, no, io la... devo, devo essere imbazzito. Cosa ah. succede? Che succede? Nami, che hai fatto? Ma come hai fatto? farsi quello? gli affari suoi, la stai prendendo per la collottola? Sì. Tirami su la schivare. Prendo. Come hai fatto, Gudrick? Ma non con cattiveria, eh. Vabbè, Tirami su schivare. Che... Non ce la fai, Namia è troppo veloce e ti graffi al polso mentre eh, riesci a girarti. Riesci a girarsi? E senti? Come ti permetti di prendermi come quando ero piccola? Subisci quattro danni è Dove? un bel graffio. Vigore, ovviamente. Si sì, parte sempre il vigore. Tutto ciao, Master. Sì, sì, l'hai vista. E tu senti. Quando io ti dico che non la senti, cominciano a oh, sentirla. Problema. Altrimenti la senti sempre, ah, hai ecco. soffiato. graffiato! Ma... Non mi interessa, Nami, non mi prendermi mai più per la collottola. Sono solo andata a fare un Nami. giro con la Shunari. Nami, per che scoprire cosa? Che cosa vuole Vai quel gattone fa. puzzone? Cosa Sarà sorpreso di vederti. Oh, piatto, una puzzone Ma cosa? Aspetta, uh, As... domanda, Master. Vedi Nami che ti guarda e sembra indietreggiare. Codric. Ma, domanda, Master. Sì. Quello che ha detto Gudrick l'ha detto ad alta voce, quindi io lo sento. È sì. come se fosse una risposta. Sì sì sì, sì, no, sì, sì, sì. E non sento Nami, praticamente. No, non perfetto. senti Nami. Come... Ok, perfetto. Gudrick Che succede? Ma. l'hai sentita? Come? L'ho sentita da quando è arrivata. Come fa a sentirmi? Non lo so. Forse ti ho liberato io, ho toccato la patina, ho rilasciato l'energia Ma come mi hai liberato? Mi, li... mi senti? Sì che ti sento mm. me l'aveva detto la Shunaria Che cosa ti ho ha detto? ho visto la patina, pensavo Mi ha detto di qualcosa di strano. Avete, avete sentito Mekira parlare ad alta voce dicendo sì. che cosa ti ha detto, mi ha detto ritorna da, dalla persona che ti aprirà la porta e potrà sentirti come sempre io pensavo che tu mi avessi aperto per tornare di qua Mekira. Perché è stato. Sei stato tu, Gudrick? Sì, sono stato io. Oh oh, Mi sa che, che i guardiani dicendo? ci hanno fatto uno scherzetto strano. Non mi piace che mi senti tu personalmente. Sì, però se non ero per me, rimanevi là sotto. Questo è vero, e ti oh, devo ringraziare. E quindi. Tu hai aperto la porta e non Mekira? Sì, Io ho visto sì, qualcosa no, di illuminarsi. No. Mi sono avvicinato visto che la tua padrona era preoccupata. Se fosse stata preoccupata, Sei stata preoccupata. Di... No, non sapevo. Non, non sapevo parlarmi. Di la non porta. voglio ascoltarti. Non ti ascolterò. A volte non vorrei, ma parlerò ci con Gudrik. Gudrik, cosa sta succedendo? Gudrik, dia a Mekira che non voglio parlare con lei. Ti sento. Godric. Non vuole parlare con te. La Dai, vedi Gudric che si mette tra, tra le gambe di. Cioè, vedi, Miki, vedi Nami che si mette tra le gambe di Gudric. Come, come se gli facesse le fusa feline. Anche se non ha senso nei suoi confronti. Eh. Nami, ma che stai facendo? Goodric. Che cosa fai? Innanzitutto, di all'umano di stare zitto. E all'elfo di che. Appena lo vedete, mi ha detto la Shunari di dire all'elfo. Che. Com'era il nome? Che. Ah, sì, sì, sì. sì. Eh, lei sa che suo nonno lo saluta. Eh, che gli dispiace. E eh, digli. Uh, eh, Kragan Mega. Ecco cosa devi dirgli Kragan Mega. Ma dov'è l'elfo? Adesso ti spiego. aspetta eh, Adesso ti spiego tutto. Il nome. Ma. Eh, sta riposando l'elfo. Ma. Con te non ci parlo. Perché? Perché tu dovevi aprirmi la porta. Non sapevo che quella fosse la porta. A tante volte quando si ama non si pensa, si fa e basta. Tu non mi vuoi bene. Godri, sì, sì. te ne voglio. Non ci credo. Sta ascoltando a Penso che qua. Tutti ti vogliono bene, soprattutto. Senti, la non difenderla tua, eh. Non voglio difenderla, voglio solo dire la verità Non puzza così vedete, come io, pensavo okay. In effetti puzza un po' meno Godric non importa, Beh, non so io non sono Non sono la sua padrona Sono, <ride> sono padrona. La sua non... compagna tu sei E pazza, solo non fin non quando vorrà dimmi, sì. Ma cosa state facendo? Che succede? Se lei non vorrà Mikira, Padrona di che? Di chi? Non vorrà cosa, Mikira? Io ho un contatto non... con Nami tu hai in contatto, Mekira, tu hai in contatto con Nami, Gudrick ha un contatto con Nami, perché? Perché ha rilasciato l'energia, perché? Perché sì, ha toccato perché la ha patina? La sì. Mm. sì, sì, sì Lascio una addirittura, anzi, Gudrick dia a Mekira che la una addirittura ma ha lasciato qualcosa da dargli Ti sente Nami? Me lo che puoi parla... dire tu, io ti sento quando parli Anche se non te lo meriti Vedi che per terra sputa un, un gingillo con della saliva sopra Nami così glielo passo a Megira. No, se lo prende da oh, sola. Lo e vado vedete... a prendere e vedete che zompetta via e comincia a giocare con le radici dell'albero dall'altra parte. Mekira, che cos'è? Cosa sta succedendo? Non raccolgo e cosa vedo? C'è un po' di saliva e puzza un po', ma lo riconosci eh. subito. Era uno degli orecchini che, che usano alcuni orchi e che aveva anche tua madre. Eh, in realtà l'avresti voluto, ma non ne costruiscono tanti. È un Irik Vukuz, conosciuto anche come Piccola Riete. Irik Bukuz Ti hanno anche spiegato che cosa fa Può rendere la tua testa praticamente indistruttibile E... Alcuni degli orchi lo usano quando fanno le sfide tra di loro Per prendersi a testate Ok Lo pulisco mm -hmm. E lo indosso Ti piace molto Perché era uno di quelli che volevi avere È di un colore verde ehm, Non è tanto... Non ha tanta cordina Però è come se pendesse e ha la forma di, di, di due, due piccole corna di ariete solo che questi venivano prodotti da alcuni sciamani eh, orcheschi con cui tu sai che volevano entrare nell'economia della città vendendo loro gingilli delle varie città okay. te lo metto Mira, che, che cos'è? un orecchino che sì, questo eh, lo vedo. usavano gli orchi e anche mia madre ne aveva uno eh, rende rende il capo di chi lo indossa più resistente non, non so perché e perché lo ha... no, non lo so possiamo fare un recap di quello che è successo Nami per favore visto che tu eri curiosa puoi venire qua per favore ad ascoltare no mi, avvi... mi avvicino verso Nami Nami comunque grazie davvero ero preoccupata Gudrik, Gudrik, Che cosa mm. sta succedendo? Sediamoci per terra. Allora, eh, Tirami su memoria. Gudrik Uso tenacia. Vai, hai imparato eh. Tenacia 3. Vai, vai. Appena ti dici, Sediamoci per terra, ti viene in mente come faceva tuo nonno? Che seppur viveva ancora fuori dalle mura di Nosfery, a differenza di, di suo figlio, tuo padre, eh, tuo nonno Glatrak eh, era, era rappresentante di una delle tribù Felion che vivevano ancora all'esterno delle città. Tu ti ricordi che prima di farvi un discorso, quando eravate molto piccoli, tu e tuo padre, cioè quando tuo padre era giovane e tu eri appena nato, però eri piccolino, avevi qualche anno, quando faceva i discorsi tra felion maschi e chiamava raccolta la famiglia ed eravate voi tre, gli faceva sempre così, come hai fatto tu adesso. Diceva, ora venite qui e sedetevi un attimo. E poi cominciava a fare dei suoi discorsi e vi parlava della fiducia del Felion, della fierezza di de uno dei primi esseri di Temperia, dell'importanza di rimanere con le tribù. Però ti ricordi che tuo padre voleva vivere in città e, e da lì che siete andati, quando eri ancora piccolo. Quando, siete poi, quando tuo padre ha iniziato a lavorare con tua madre che ha conosciuto invece a Nosferin, ti ricordi poi di aver incontrato Kyle e la storia più o meno la sai. Tra l'altro, mi sembra di, di fare come mio nonno. Come tuo nonno? Che senso? Sì, se, se mio nonno aveva questo modo di, di osare, di sederci tutti quanti a terra quando dovevo comunicare qualcosa. Eh. Comunque, Uomo saggio, tuo nonno? Uomo, Grazie. gatto. Gatto Felion, è strano sapere che mi senti anche tu. Sì, va bene, non preoccuparti. La senti, no, è, è come se l'udito fosse una cosa strana nei suoi confronti, è come un, una percezione di udito periferica, nel senso lei non emette un suono, ma è la tua mentale. mente percepisci che è come se ti parlasse da quella direzione, cioè senti la direzione da cui viene il pensiero. Ok. È stranissima come cosa però ci devo ancora abituare a questa cosa so sì, devi dirci ah, tantissime cose io vi devo, dire, vi devo dire quello che è successo quando ho fatto che cosa un... hai fatto che cosa mi hai una magia, fatto in modo una... aiutato sì, un ho pensato che non so avessi non so, a me viene basta di controllare un attimo per vedere se ce la vuoi oppure c'è non, non c'è più, più niente niente. ho pensato fosse non so una maledizione non lo so era una cosa strana non, sembrava, non sembrava una una ferita sembrava sì, qualcosa Balimar. di diverso tu probabilmente avevi fatto sparire la maledizione che ci avevi una maledizione non so se era una vera e propria maledizione era un segno maledetto cioè sono andato a Nuovo nono che e... Te... Ma quando? È un paio di giorni fa, sette giorni fa. Super giù. Una decina di giorni fa, al massimo. Che cosa hai fatto a Nuovo nono che? Questo segno ce l'aveva pure Kyle. Ce cioè, io non ce l'ho più, guarda. Sì, lo vedo. Però Kyle l'aveva l'altra metà. Ma... Da quando... Da e quando a sei me iniziato a bruciare? No, io tra l'altro. Quando ho iniziato a ricordare, mi ho iniziato pure a bruciare. Sì, ho visto, ho visto che eri sofferente. Molto sofferente. Ma... Adesso, adesso ricordo tutto, cosa? Cosa ricordi? Io non ho mai balbettato dalla nascita, ah. ho iniziato da un evento in particolare. Quale evento? Un trauma? Quello che ti dicevo? Un trauma? Si. Sì. Sento di doverne parlare visto che mi hai aiutato e probabilmente mi hai liberato di questa sofferenza. È quello che ti dicevo: oh, bisogna parlarne. Il parlare aiuta, fa aprire la mente e fa a volte ricordare. Dimmi, super Joe. Oh. a 13-14 anni dovevo aiutare i miei genitori. Dovevo andare a comprare delle erbe poco fuori nel muro di Nosferin. Uh -huh. <torni> e lì ci hanno preso delle figure, non, non so chi erano. Ci hanno? So, so... Sì, beh, Kyle, perché mi ha fatto, veniva spesso con i suoi genitori nella locanda dove cucinano i miei genitori, un piccolo punto del ristoro mm -hmm. Tra l'altro fanno un zarciumo al vapore che mi manca tantissimo. Lo proveremo, ci dovremmo passare. Sole. Assolutamente sì, e... e nulla quel giorno dei tipi ci hanno catturato. E eravamo c è, c è... Ti siamo yeah. venuti, no, erano incappucciati. Non, non ricordo nulla, vero? Monster cioè c'è non mi ricordo che erano coperti, i volti coperti. Erano, avevano i volti coperti. Brrr. Parlavano sempre così. Ogni tanto parlavano tra di loro, non, non capivi. Ti, vengono, ti viene in mente qualche parola, tipo. Nash, nash, iru, nash. Non capivi. Eh, parlavano uno in un linguaggio che non capivo, per poco che ricordo. e... È... Parlavano sempre a bassa voce, si nascondevano. Brrr. E a un certo punto. C È venuto a salvare il trio del cobra. Master domanda, tiro su memoria sul trio del cobra, so qualcosa. Te ne ha parlato Gulin. Sì? Perché anche lui da grande voleva diventare come uno dei suoi miti preferiti. Anche se non era un nubano e anche se era un nano, lui voleva diventare come il suo preferito che era JJ Jackson, la sua carta preferita del Majestic, che faceva parte del trio del cobra, un terzetto di mercenari amici di di, di Maximus e ti ha fatto vedere le tre carte perché anche spendendo un bel po' di soldi aveva accumulato tanti pacchetti dove era riuscito a trovare proprio le carte del tiro del cobra che erano Fasim l'elfo conosciuto come Purple Shadow un potente elfo che ti, lui ti diceva anzi così te lo diceva beh un potente elfo che fa delle magie viola assurde tipo spara dardi cose spettacolari è completamente pelato poi c'era eh, Simon Giggs, detto il furbo, uno che sapeva il fatto suo bravo col, forte con le donne. Eh, beh, quello dovrei impararlo da lui. È eh, uno scassinatore, diciamo. Mentre invece. Uh, il mio preferito, J.J. Jackson. E anche se è meglio non dirlo a nessuno, so i suoi nomi, ma non te li dirò, non oggi. Beh, eh, che dire? Questo è il mio preferito. Guarda, e tu vedevi la sua immagine di, di questo. Tizio grosso Con sorrisone Con uno scudo e uno spadone dietro Una sacca in mano eh, con... Proprio il volto di un umano Molto scuro di colore Ti viene in mente Io questo Quando parlo... parla del trio okay. del cobra mm -hmm. Mentre mi so... loro parlano mi, alzano, mi alzo e vado a cercare Nami Non, non ero lì con la mente comunque Probabilmente cioè, Ci siamo svegliati Sentendo questo, ne devo parlare con Satell. Sì. Un incantesimo, probabilmente. E poi subito dopo, ci penso, ci posso... non me lo potrò mai dimenticare. Ho... Ho udito gridare. Ora vediamo quando sono morbide le tue ossa. beh, frase tipica di J.J. Jackson: li e... ha eh, salvati? Se ci ha riportati città e da lì non me lo potrò mai dimenticare. Diciamo che se non fosse stato per quell'avvenimento, penso che ora sarei un devoto. E da... Un e da quel momento che hai iniziato a balbettare, Gudri? Sì, probabilmente non lo so. Forse Master, mi viene adesso ad associare che potrebbe essere. Il tuo ricordo più che altro adesso si. si... Si ripulisce un po'chino, riesce a vedere meglio la scena, l'accaduto di, di tu e Kyle che state andando in quella stradina fuori le mura per arrivare alla, alla bancarella di quel nano che fuori le mura vende le, vende le, vendeva le erbe, come ci sei andato più volte. Ti ricordi proprio di questi due esseri loschi che si avvicinano ma con una velocità come se fluttuassero e tu e Kyle spaventati, paralizzati da questo, da questo avvenimento rimanete lì mentre loro stanno facendo qualcosa che tu cominci adesso a ricordare che vi muovevano e voi eravate stesi a terra ma non sai come eravate stesi a terra adesso ti viene in mente che loro vi avevano lanciato qualcosa come una specie di fumo nero e vi muovevano le mani e eh, erano in tre uno muoveva le mani uno aveva la mano sulla tua, uh, sulla tua spalla e l'altro aveva le mani sul braccio di Kyle, e, e questi due si toccavano tra di loro e pronunciavano parole che non sai quali erano. Urnafanesh, Darzafanesh, Karadish, Arugnash. Tutte parole che non capisci. Non ti, vengono, ti viene in mente un po' più o meno quali erano, ma non sai di cosa si tratta. E, ma questi ricordi... Ti vengono in mente solo adesso, mentre ne parli rivedi la scena e proprio vedi da, dalla parte sinistra e destra, da sinistra che un'esplosione come una, una bolla magica che vi ricopre e questi tre che, che si schizzano indietro. E a un certo punto vedi dal nulla come da una, da una, da una nube che vi, vi circonda. Vedi che davanti a voi arriva eh, J.J. Jackson con uno scudo, lo spadone in mano, però voi riuscite a vederlo perché siete in una specie di foschia, tipo una foschia d'ombra. Non la capisci fino a che non vedi eh, il volto di, di Simon Giggs, invece che ti fa l'occhiolino e eh, salta addosso a quei tre e comincia a combattere col suo spadino molto velocemente. Gli lancia anche un coltello, dietro appare Fasim che sta che sta muovendo le braccia e JJ Jackson che li colpi, colpisce uno da una spadata che quando lo colpisce sembra tagliargli il colpo e questo vf, sfuma sfuma come se fosse polvere nera gli altri due nel frattempo scappano questi sono i tuoi ricordi e poi JJ Jackson che vi dice andate a, andate a casa o vi prendo a calci andate a casa o vi prendo a calci e ciò che avete visto resterà qua e Fasim arriva e dice come al solito li fai scappare dobbiamo interrogarli e Simon Giggs beh no, li ha fatti scappare ma è stato utile ehi muovete le gambe o vi prendiamo a calci queste sono le ultime cose che ricordi tu e Carlo spaventati proprio immaginati i ragazzini di 13 anni che vedono sta cosa proprio siete corsi in mezzo con gli occhi piangenti ma tu nella tua testa avevi JJ Jackson, JJ Jackson, JJ Jackson, è un grande, voglio la carta, la voglio trovare, è un grande. Gudrick allora? <ride> mi ricordo ancora di quando JJ Jackson ci ha detto oh, che dovevamo andare a casa o. Oh. Altrimenti ci avrebbe tirato un calcio sul sedere. E di non raccontare nulla in giro. Ah, quando vorrei la sua carta. Mi sono parecchio ispirato a lui e a loro, difatti... è per quello che sei diventato un guerriero? Sì. E ne sono molto fiero. Ma quindi... Questo è il tuo dramma? Questa è la motivazione? Sì. E devo ringraziare... ...te se sì. probabilmente ora... ...sto meglio. Stop un attimo. Hotel, sì. lanciami un dato percentuale. Oltre a metterti un punto esperienza. Mm. Fai un sogno strano. Fai un sogno molto strano. Come se non fossi tu, ma guardandoti allo specchio sei tuo nonno. Ma è uno specchio che fluttua. Vedi di essere tuo nonno. Uno specchio che flutta, ma non è da solo. Ce ne sono altri ce ne sono altri intorno a lui. E senti, la voce di questo che avanza al centro de, di questo gruppo. Con, di fronte a loro degli specchi che fluttuano, riconosci sicuramente il volto di. Shinide Yashi in un altro, alla destra di tuo nonno. Che sta sorridendo. Anche se è più giovane di quello che te lo ricordavi. Mentre al centro di questo gruppo un... non so se uomo però riesce a notare la punta di un'orecchia probabilmente di mezzelfo che gli esce questo uomo con della barba dei capelli lunghi si mette al centro ma il volto è sfumato non riesce a notare bene le fattezze quello che senti che sta dicendo in questo momento in questo sogno è questo e questo è quanto signori Ovviamente difendere Temperia è una delle nostre priorità. Lo senti abbastanza chiaramente. Parla con una voce importante, parla con una voce autorevole. Beh, ora si può dare l'inizio. Questo è l'inizio della nostra gilda. La gilda del lupo. Guarda verso di te e dice... Giobald, che cosa stai facendo? Registri ancora le tue memorie? Registri magicamente ancora le tue memorie? È possibile che stai così invecchiando da non ricordarti le cose? Guardami negli occhi, mi hai insegnato qualche anno fa come si fa la magia o no? Senti come se tuo nonno stesse parlando. E, ma non senti che voce ha non senti che cosa dice però noti che tutti quelli intorno al cerchio di cui non vedi i volti a parte quello di Shin, e di questo davanti a te che sembra palesarsi di più e l'hai visto solo una volta in una carta del Majestic sembrerebbe essere conosciuto come eh, il salta dimensioni o anche Mr. Majestic eh, o semplicemente Maximus Arifin e, che ti viene incontro e fa Orel Spegni il registratore magico, per favore, Jobald E in quel momento non senti più niente. Il sogno finisce qua. Beh, ecco perché... Ho preso questa ispirazione di diventare guerriero. Anche se i miei genitori volevano che diventassi il devoto. Ecco perché forse un po'. Mi sono fidato da quasi da subito... Guardate. <ride> <Non> <ride> devoto come tuo nonno Gladrak. Tra l'altro, rimensatoci come mio nonno, come lo era mio nonno. Tuo nonno cosa? Eh, era un devoto. Nuoto. Come si chiamava tuo nonno? Gladrak. Master, memoria... Mai sentito neanche da mio padre... Così... Non l'ho mai visto... Ok... No. Gladio... Ah, oggi... Ma... Quindi non... Di logica... Se... Se... Non... Se la maledizione è stata... Tolta... Non so se è non una provresti... maledizione... Maser domanda... Naturalmente... Io come devoto so che cosa fa Aura di Fede Quindi so benissimo che Aura di Fede toglie le maledizioni mm -hmm. certo. Ok Perfetto Però Sicuramente. sai sì? anche che è un incantesimo, perdonami è Un incantesimo sì. basilare Che si impara all'inizio della scuola di devozione Cioè okay. se, se era una maledizione potente è impossibile certo. È letteralmente impossibile che tu certo. sia riuscito Quindi ti pare estremamente strano che qualcosa che riesce a togliere leggere maledizioni fatte da sciamani, goblin, ribambiti eh, invece. possa aver risolto il problema. Esattamente. Budik, eh, voglio essere sincero con te. Io, naturalmente, conosco questo incantesimo. E è un incantesimo utile ma basilare. Quindi. Non vorrei cantare vittoria troppo presto, nel senso questo incantesimo toglie le maledizioni. Maledizioni semplici, non potenti come quella quell'essere che ho visto. Sicuramente che quale essere? Quell'essere che ho visto Ma di chi stai parlando? dopo che ho fatto il mio incantesimo ho avuto una visione ho avuto una visione ho visto i guardiani combattere su un campo di battaglia combattere contro un essere enorme più grande di loro e ho visto l'unione toccando me cioè lanciandomi soltanto con quell'incantesimo hai visto tutto ciò sì. Sì, Gudrik, Lasciami finire. Ho visto questi S, ho visto i guardiani, ho visto il grande Heralderon. Anzi... Ho visto Eral e Deron prima della loro unione. Ho visto scagliarsi contro questo demon. C'erano i guardiani. Sì, ma aspetta, tu con... mi stavi raccontando, eh. Esatto. C'erano i guardiani tutti uniti contro quest'essere. combattevano contro quest'essere. Molto più grande di loro. Si stavano scagliando. Ho visto che si stavano scagliando contro quest'essere. Finché la Yukoroga l'ha messa davanti. E ha detto. L'ha chiamato Crutan. Posso fare un. Min de... De... Chi è? Non avete mai sentito parlare di niente del genere. Aveva. Quindi tiro su memoria non ha senso. Le fattezze di Crutano erano gigantesche con queste specie di, di scheletri, bar punte scheletrate che gli giravano indietro come fossero dei capelli. Una specie di vestito, una tunica enorme, e degli artigli giganteschi. Era strano, era un essere era umanoide. Aveva dei, dei teschi formavano i capelli ma Era... non, ho, non ho mai sentito dove essere potente molto potente perché tutti i guardiani si erano uniti per distruggerlo e... io non, non conosco nessun crudan però. Ha, detto una co hanno, no, no. ha detto una cosa una cosa ha de detto che non sarà lui perché la Yura vi ha detto Crutan eh, non puoi, non puoi fare. Non puoi, non puoi fare questo. E lui ha risposto: Saranno i miei demoni a farlo. Al posto mio. E mi sono svegliato. Stop di strano tutto ciò. Sicuramente... Molto strano. Anche se, che se, non è troppo strano. È possibile che, sì, ma tu toccando questa cosa, Cioè lanciandomi questo incantesimo, tu abbia visto tutto ciò. Sì, questo Arr. è strano, ma è pensa una cosa. È possibile che i demoni di cui parlava questo Crutan facessero. Potessero essere o facessero parte della sua combriccola anche quei due, quei tre che ti hanno rapito, quelle persone che ti hanno rapito? Io ricordo che uno di questi è stato colpito da J.J. Jackson con la spada che l'ha tagliato completamente in due. E quell'essere è svampato in un fumo nero. Appunto, potrebbe essere. Potrebbe essere un demone e Sicuramente ti ha... non, non ero un essere un normale come noi. Gudrick, eh, eh, una cosa è certa, subito dopo essere stati salvati avevate quel marchio. Quella voglia, chiamiamola come vuoi. Sì. Tra e l'altro e... Shushin l'ha vista. L'ha vista? Sì, poi quando abbiamo finito gli studi. È possi Ma possibile? Ma come possibile? E non è riuscito... No, Scusate, perché innanzitutto pensavo che fosse uno scherzo, ma adesso ne parlo, visto che... Un scherzo. Sì, perché per... poteva essere per lui un portale demoniaco. Ma gli sembrava quasi assurdo. Quello... Non si, era, non si era mai attivato. Oh Od... no. Se l'avesse attivato... Come se l'avessi attivato? Non ce l'ho più sul braccio. Esatto. Perché attivato? Perché se mi bruciava il braccio, Sì, ma ora non c'è più. Quindi non... non lo so. Non lo so. Ma non forse. Non lo so pensare. E se, e pensare così. E se si fosse attivato qui, ma. Essendo in un tempio sacro, forse si fosse distrutto e tolto. Non so, mi sembra strano le coincidenze. Io, io ho fatto, fatto l'incantesimo, ti ho messo l'aura e ho avuto quella visione dei guardiani con questo crutan che parlava su delle sue creature, dei suoi demoni. E tu avevi quel marchio fatto da alcuni demoni. Non lo so chi, forse demoni, forse demoni, forse demoni. Parlava in non... una lingua strana, non era incomprensibile. Sicuramente non creature no normali. N nessuna creatura normale Svanisce nell'aria. Dopo essere stata tranciata in due. Quindi... Comunque questo ti sembra di insegnamento, Peghira. Come visto, l'albero non dovrebbe mai ucciso Quindi fidati, di un po' più dei guardiani. Su questo avevate ragione, sì. Gudrick, Gudrik Gudrick, aspetta. Voglio capire una cosa. Ma tu mi hai parlato di Andris. Sei andato dal devoto Andris, vero? Sì. Gli ha fatto vedere questa voglia sì. e che cosa ti ha detto? Che nemmeno lui ne sapeva nulla. Non, riesce, non, è, non è possibile non a comprendere tutto ciò. Non è possibile, per quanto io mi voglia lodare, non è possibile che io abbia. Con una semplice aura abbia tolto una maledizione incomprensibile a, dal al devoto Andris e incomprensibile. ...quasi incomprensibile a Shin... ...degli Ash. Può darsi che i guardiani ti abbiano aiutato ad amplificare tutto ciò. Ricordati che siamo qui dinanzi all'albero dell'Ash. È per quello che ti dico... per quello che ti dico... ...che forse... ...si stava attivando il portale... ...ma... ...trovandoci qui... Io non ho la certezza, cioè... ...Shin diceva che era uno scherzo, cioè era impossibile, quindi... Sì, non ma non penso è... Fosse quello? Sì, ma non era uno scherzo. Si... Non, non so. A me, ma... fino ad ora, il braccio mi si è solo bruciato. Non mi è mai comparso nulla davanti a me. Quindi, non possiamo dire che è un portale. No, no, no. no, no. Non sto dicendo che era un portale o qualcosa. Sicuramente era una maledizione. Perché, Laura... quello che ricordo a 99 che nella battaglia con i bambini, mentre si è seduto. Gudrick, la che si appoggia su una tua gamba. Dai. Ma mm -hmm. avvicino un attimo... Prova a carezzarla, ci cioè avvicino piano il braccio. Vedi chi si lascia, lascia accarezzare. carezzare? Ti sta guardando fissa, mechiera come uno sguardo di sfida. Hai notato però che quando Gudrick l'ha carezzata ha fatto tipo un... si è mossa come se fosse un brivido. Mm per me sei sempre la mia compagna mm -hmm. io lo so sento forse... in questo verso lui però non sente me Gudrik, Mekira voglio chiedervi una cosa non ti sente mm -hmm. a te Mekira no. quando fai così ok. Gudrik, Mekira voglio chiedervi una cosa voi potete parlare naturalmente con Nami Nami ha questo collegamento diretto con i guardiani Uh -huh. So già la sua domanda, Gudric. Digli che quello che ha visto mentre prima parlava erano quelli prima dei guardiani. Che domanda stavi facendo? Vale. Volevo... Diglielo, volevo... digli, Chied... Fagli vedere che sei più intelligente di lui, Gudric. Non dire che te l'ho detto io. Zitta, mi chiedermi... stavi chiedendo per caso chi erano quelli prima dei guardiani che erano quelli tutto non hai, hai capito visto. niente eh sì esatto tutto quello che hai visto solita eh, cosa i... dei felion erano i quelli dei primi guardiani sì volevo chiederti questo ma come come basta tiro su so... furtività quindi su so... Muoversi silenziosamente per parlare con nave, nasc mi nascondo un attimo. Ti rendi conto che sei lì a un metro da loro di meno, giusto? Sì. sì? Mm. Ok, no, eh, dico. Eh, eh. Vabbè, effettivamente. Vabbè, mi giro un attimo poi e ci ripenso. Eh. Eh, eh. Ma come hai fatto? Come ti è venuto a me? Comunque la mia domanda, oltre a questo, era... Mm. Per quale motivo... Volevo chiedere. Volevo chiedere a Nami se fosse. Se potesse chiedere per curartelo. Lasciunare... Gudric, Digli a che guardiano. era per curartelo. Era per curarmelo. Mm, didi che hanno. Mm. Perché devo sapere sempre tutto io? Solo perché i guardiani mi dicono le cose, non devo dire che dovete saperle anche voi. Sono solo una volpe, prima di tutto. Secondo, più intelligente di voi. Soprattutto di Mechira. E poi, di all'umano, quello che si fa chiamare Valimar, che quello che ha visto erano quelli che c'erano prima. Mm -hmm. Quelli Mi che se visto. ne sono andati non erano così cattivi a parte uno. Quello che è rimasto dava fastidio i guardiani, l'hanno lasciato andare. Ma ce n'erano di più. Tempieria non è stata fatta dai guardiani, è stata fatta dagli dei. Quelli che tu hai non visto non, una, non sono i guardiani attuali, ma sono quelli che c'erano prima. Difatti, Temperia non è stata fatta da loro. Master, posso tirare un conoscenza religione se so, so come è stata formata l'organigramma? Non, non è descritto il pantheon dei guardiani, eh, semplicemente so. su Temperia i guardiani eh, dietro la vita e tutto ciò che c'era. Non è, non, so non, è cioè, non, non è specificato nei libri, c'è chi dice che i guardiani l'hanno creata, ci sono libri che dicono uh, tutto il contrario nessuno Quindi... però va a nominare quelli che c'erano prima gli dei, cioè per i guardiani non si sa niente, niente. si sa solo non c'era o nulla o non è scritto da nessuna parte Roche credeva che semplicemente i guardiani avessero forgiato, forgiato tutto quello che, quello che si può fare o non fare Arrivare? Mi metto così e nella mia mente grazie no. e io non sento niente naturalmente. C'è cioè, quasi come viene un gesto estendivo come vedendo Kira quando ci ha fatto capire le altre volte che stesse parlando con Nami ma non probabilità eh? So che probabilmente ah, vabbè. piccolina meta, perché è come se tu stessi facendo una cosa che sa Franz, e quindi che facciamo? Brr. Non, non so come tu riesca a leggermi nel pensiero. Che cosa ti è successo? Non mi è semplice. Ah, lasciamo perdere questa cosa, dai. Non gli hai letto nel pensiero. ti lasciamo che perdere. Lasciamo perdere. Oh, me l'ha detto Nami. Ah, ah, ok. Ah, ora quello inizia bene, a fare domande. È pensiero, è ora va bene. Ora mm. va bene. Molto fastidioso, quasi come i tuoi artigli. Toglimeli da dosso sì, scusami. Mm. Ma quindi... Tu... Ah, mi vuoi venire qua così sei più comoda? Ah. Ma... Vedi che sgambetta via e va verso... Ma hai parlato... ci sì. No, è successo... È sembra lei che mi parla. Sì, 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 ho capito, ho capito Non, Era in... non mi stavo... di poter mai, Putri... mai parlare a lei non, Mi stavo non... preoccupando Mi stavo preoccupando e... Avessi iniziato a leggere non... il pensiero essere cioè. sovrannaturale eh, Esatto, quello mi preoccupava questo non mi imploderebbe il cervello <ride> Anche se <ride> mi devo abituare a quest'altra cosa Ma Andris non ha scoperto niente Nessuno ha capito quello che avevi io ho tolto questa maledizione a questo punto grazie all'aiuto però la cosa strana è stata fammi andare a controllare sotello voglio vedere come sta che mi preoccupa la botta che ha preso sì, nel frattempo io provo a Sotella... no. ti svegli ti svegli e mm. fai il tiro per i recuperi basta io intanto mi posso indirizzare per andare verso la camera dove sta sotello okay. Oh, certo, no no, certo, certo. Mentre voi andate. Eh, voi andate, arrivate verso l'otel. Facciamo prima voi. Ok, arrivate alla stanza. Sotel ti sei svegliato da circa 5 minuti. Fai tutti i tiri il più rapidamente possibile. E poi andiamo avanti. A meno che non Dico, sei già full, era. se sei già full non serve niente. Ti sei svegliato a 5 minuti, ti stai sgranchiando e stai cercando di pensare. Sei il tuo diarietto davanti per prendere appunti, ti gratti un po' il bernocolo e senti bussare la porta. No, era aperta veramente la porta. Uh, Vabbè, io ho cioè se lo vedo sveglio, sì, voi lo vedete che sta prendendo appunti, però arrivate lì e ti bussano alla porta aperta. Sorella, siamo. So Come stai? Come stai? io meglio, entro credo. io entro dentro per vedere effettivamente le sue condizioni cioè. come va molto meglio grazie mi dispiace per, per l'accaduto no no, no no la magia ha sempre dei modi peculiari di, di manifestarsi non ti preoccupare Gudrick Master visivamente io posso fare un guarire per vedere se effettivamente risponde alle mie domande in maniera normale sembra di sì come al solito risponde col suo modo di ragionare di sì, riflettere però... però vuoi fare un tiro su guarire per vedere le sue condizioni magari fisiche. sì esatto. Tira. Tira pure sì, esatto. Cerchi di dare un'occhiata dietro il suo cranio, dove ha ricevuto la botta, e sì, vedi... sì, certo. Si vede un attimino il bernoccolo, però niente di che. Ci sono i capelli. sopra. Al tatto non sento niente. Lo tocchi? Sì. Lo tocco per vedere. Lo tocco per vedere effettivamente come. Che cosa ha. Naturalmente lo tocco in Ma maniera. Ma Volevo capire se ti si lasciasse toccare così tutto lì. Sembra cioè, se sì. lui si lasciasse adottare. Non fa niente, sì, sì, sì. non reagisce. Eh, sì, sì, quindi... ok, ok, perfetto. No, era semplicemente per valutare Senti il bernoccolo, tira su guarire. Eh sì, a parte quella botta però sembra essere guarito e la, il, tuo, il tuo incantesimo di cura sembra aver funzionato bene. Bella ascolta, ho dei saluti da parte di tuo nonno. eh? Che cos'hai? Me l'ha detto Nami di dirtelo. Nasce una esatto. quando padre ha parlato con tuo nonno e gli ha detto: Che ti salva. Così ha comunicato a Nami e così. Cosa? Niente. E poi mi ha detto di ricordarti Kraken Mega. Cos'è Kraken Mega ora? Cos'è? Su Non lo so. Eh. Oh, scusami Nient'altro? Nient'altro uh, No Cos'è Kraken Mega, Sotel? Uh, Masser, sì. faccio un tiro su memoria Memoria? Su, and... Sì, su suo nome, Kraken Mega Se eh, ho mai sentito sto nome Da, da mio padre Da qualcuno No tiro A, me sembra... A me sembra insensato fare il tiro Perché? Io faccio il tiro su tutti barriere, i nomi nel senso. Ah no, scusa, scusa, su te. Scusa, scusa, cioè, scusa. hai frequentato sì, l'accademia no. oh, puoi tranquillamente fare il tiro Su sì. cosa? Ah. Su Intelletto, su... per capire che sto con Kraken Mega. Ora... Tu, Sotel? Io vorrei, cioè, so dai miei ricordi che lui faceva ricerche sul Kraken Mega, ma posso... Sul... Kraken Mega? Come? fammi dire su memoria su hotel Ma... Non era Kraken, era Kragan Mega. Ah, Kragan. Allora, Ti poi... viene in mente il nome di queste ricerche per cui eh, a quanto pare tuo nonno eh, stava un po' impazzendo, una sorta di incantesimo leggendario, forse finto. Forse le leggende dicono che questo incantesimo potesse fare cose assurde tipo andare avanti andare indietro nel tempo fermare il tempo creare esplosioni eh, gigantesche alcuni erano arrivati a, in, un, in un tempio di magia si dice dalle, dalle cose che ti raccontava tuo nonno in un tempio magico ma non dei guardiani degli elementi un tempio di magia forse ti viene in mente una parola che adesso non ti sovviene però con la R non, non sai re un rumbo eh, però pensi proprio che il Mega come alla fine aveva dedotto tuo nonno era un'invenzione qualcosa che non esistesse si sì, era beh una, una delle tante ossessioni di, di mio nonno un incantesimo a quanto pare leggendario che ahimè non è mai riuscito a comprovarne l'esistenza cioè stava studiando un incantesimo tuo nonno? sì mm. e che cos'altro ti ha detto ah, Gudrick no, su questo, no, basta questo. Quest incantesimo ti ha detto nient'altro? No. Perché attraverso la Guardiana? Eh? Perché attraverso la Shunari? Ti prego Valimar Se, se puoi, puoi aiutarmi a comprendere Questa, questa peculiarità non... È successo tante cose Sono successe tante cose Dopo la tua vassi. Diciamo di partita Si accumulano Tante cose Tante domande senza una risposta, direi. Io mi provo ad avvicinare. Nami, possiamo mm. parlare? Mm. Sì. Perché sei così arrabbiata con me? Io avrei fatto di tutto per te. E tu? Non vuoi aprire una porta? Ok, posso fare un tiro su diplomazia con tenacia? Per iniziare a parlare? No, devi farlo alla fine del tuo discorso Ah, ok uh, Io ero preoccupatissima per te Più di chiunque altro Sono rimasta ad attenderti Lì sono rimasta A cercare Quanto? delle risposte Da quando sei partita Da quando sei andata via Tu puoi capire se mento Sei più abile di me in questo Lo sappiamo tutte e due Quindi... Infatti non stai mentendo Ok, sono rimasta ad attenderti E cercavo delle risposte Volevo riportarti da me Non abbastanza Pur sapendo Io sapevo che saresti stata bene Se è andata di tua spontanea volontà Sei cocciuta Come facevi a saperlo? Non eri così Perché sicura? Sei, sei saltata in un buco E allora? Quando sei saltata nel fiume per prendere quel pesce Ti ricordo che ti sono saltata dietro Per evitare che t'annegassi sì, saremmo annegati in due, ma questo è il significato dell'unione. Proprio come dicevano i guardiani: solo colui che merita la vera unione merita anche di mantenerla. Ci dovrò pensare sulle proposte che ho ricevuto. La cosa più difficile e stupida è che mi senta quell'altro, Gudrick. Tu è come se sentissi una vocina, qualcuno che ti bisbiglia, però da lontano, da dietro di te. Ti sembra no, che Nami stia parlando, ma da lontano, molto lontano. Non capisci le parole, quasi nessuno. Quasi nessuno. Però è, non capisci se sono dei tuoi ricordi, cioè se pensi a quando ti stava parlando po qualche minuto fa, o ti sembra strano, ma lo ignori perché è una cosa un po' superflua. Lo so, è molto strano anche per me che non ti senta solo io. Ma per me sei importante e per me sarai sempre la mia compagna. Spero di poter essere lo stesso io per te. Ma capisco che tu debba prendere la tua decisione. E sappi solo che ti volevo a fianco davvero ed ero preoccupata davvero. Ho avuto un attimo. Di blocco perché non sapevo cosa sarebbe accaduto, non sapevo... Quello non se, è se blocco, è, è paura. La stessa che non ho avuto quando mi sono tuffata nel fiume. Ma io non sapevo se c'eri dall'altra parte. Certo, poi è vero che tua madre ci ha salvato entrambe, però... Sì, ricordo. Io avrei pianto, tu hai pianto? No, ci sono andata vicino, ma... <ride> ho urlato se ti può interessare se... io avrei ha morso detto... le radici tu le hai morse? io non ho i tuoi denti mm, usa le armi che hai cos'hai paura della guardiana della terra? se volesse potrebbe schiacciarti con un battito di ciglia penso di averlo capito ma la sua proposta è stata la più bella mi piace. Ti ho la natura. Legarmi alla natura completamente. Diventare una druida. E la vuoi accettare? Ci dovrò pensare. Vediamo come ti comporterai nei prossimi giorni nei miei confronti. Va bene. Solo... Sappi che sarai sempre la mia compagna per me. Fino a quando non lo sarò di qualcun altro. Per me sarai sempre tu. Tira su diplomazia. Ho messo tenacia. Ne riparleremo tra qualche giorno. Capisco. Ora, quando quegli altri si muovono, mi hanno detto che ci sono delle sfide da fare. Non vedo l'ora. Più di una? Mm -hmm. Una per ognuno. Ok. Spero di ricevere me. uno dei premi, anche perché probabilmente diventerai più bella. Ma, ma sai già quali sono i premi? Mm -hmm. E qual è il premio che vorresti? N non posso Raccontemi. dirtelo? Mi hanno e detto di non dirtelo. Non lo direi a nessuno. Che cosa non farebbero i guardiani per convincermi ad andare con loro? Gli ho fatto sputare un po' di cose interessanti. <ride> un po' mi dispiace per il nonno dell'elfo. Perché? È morto. Ma. da poco? Mm -hmm. La battaglia per la salvezza del nostro pianeta è più dura di quello che sembra. I maghi più forti servono nei posti più difficili. E lui ha fatto. Beh. Ha usato. Il Kragan Mega. Che cos'è il Kragan Mega? <ride> Ottima domanda. È per quello che la Shunari mi ha detto di dire all'elfo da parte di suo nonno che il fantasma eterno gli ha dato la possibilità di, di parlare alla Shunari. E la Shunari mi ha detto di dire che uh, gli dispiaceva e del Kragan Mega. Ecco basta. Non chiedermelo più. Dillo all'elfo. Faglielo dire dal gatto puzzone. Perché glielo deve dire lui. Glielo posso dire io. Forse, se ho voglia. Ok, il fantasma eterno gli ha detto? Il fantasma eterno ha concesso al nonno dell'elfo di parlare con la Shunari e la Shunari mi ha detto di dirtelo. Ah. Ok. Va bene. C'è... C'è qualcosa che ti va di fare? Hai fame? Mm. Forse. Ma quando lo decido io? Sì, io stavo dicendo facciamo quello che. Sai che c'è? Ho fame, quasi quasi devo mangiare qualcosa. Vengo anch'io, dai. No, tu vuoi restare qua a pensare. Ma ho fame anch'io. No, pensa! A cosa? A qualcosa? <ride> Va bene, rabbiosa mia. E vado dall'albero. Lei invece si infila in un cespuglio e comincia a rotolarsi. Come ha sempre fatto, in realtà. Da no, quando la conosci. Rotola nei cespugli. Vai dall'albero e. Eh? E volevo. Uh, pregare. Ok, allora mi volevo. mi siedo dall'albero e toccando le radici. suonare. Uh, mi dispiace aver dubitato di te e degli altri guardiani. Eh, grazie per aver parlato con Nami e avermela restituita sana e salva. Spero che comprenderete prima o poi quanto ho bisogno di lei. Nel frattempo, oggi la mia devozione va a te. E. Grazie per i tuoi frutti. E per questo. Basta. Noti che un petalo di uno di quei fiori strani ti cade. Ti cade proprio tra le mani mentre sono giunta in preghiera. Ok, lo prendo. Noto qualcosa di strano. No, è di un colore verde chiaro. Con venature verdi. Non è niente di che, non è... però è. Boh. È un petalo, di un fiore verde chiaro. Strano. I petali di solito sono di altri colori. Ok, un conoscenza natura mi può aiutare? Sì, tiro su conoscenza natura. Non ti viene in mente se esiste forse in natura un tipo di, di petalo così. Forse okay. qualcosa di quest'albero che sembra essere speciale, sembra essere eh, un prolungamento fisico della guardiana della natura, del, della divinità o qualcosa del genere, della natura. Ok, lo ripongo allo zaino, come? Sì, sei agganciato allo zaino. Ok, lo ripongo nello zaino. Scrivi. C'è un taschino o qualcosa? Sì, sì, c'è un taschino Oltre al... per non farlo rovinare in mezzo a tutto il resto. Eh. Sì, sì, ho capito. C'è un taschino okay. nella parte interna dello zaino. Eh... Cosa. <coughs> Altro ti ha detto, Gudrick? Che... Basta. Questo, non ti ha detto niente sui... sull'incantesimo. Oh no. Mi ha detto solo questo. L'avrei detto tutto il resto. Non ci sta bisogno di fare 3.000 domande. C'è bisogno di fare 3.000 domande. No, è una che cosa grazie... per Sodella, gliel'avrei detto. Se... È grazie alle domande che se abbiamo... siamo arrivati a questo. Sì, ma tu pensi che se mi avesse detto altro, non gliel'avrei detto. Sì, sì, sì. Uh... Eh, eh, non... Sodella, disegno di rialzarti. Vuoi... Sì, 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 certo. Scusatemi. Ero... Sta bene, Gudrick. Sta bene. S sono rimasto. Non, non... non comprendo. Non... Perché attraverso la, la, la guardiana? Perché? Non lo so, hai qualche... collegamento con i guardiani? Tuo nonno aveva qualche collegamento con i guardiani? Beh, non lo so. Come com com già ti dissi, Valimar, mm. mio nonno nutriva molto rispetto per il Gameschi. Game. Sì. E... Per il resto... Curiosità accademica tipica di ogni mago. Per... Non ti ha mai parlato di oltre curiosità, no? oltre la curiosità, aveva Master. forse stretto qualche legame. Non so, mi ha mai parlato. No, Sai che ma... era ossessionato il comprendere. Il senso della magia divina. Se esiste la magia arcana. E perché della magia della natura. Perché lui, come tu sai, il suo obiettivo era arrivare un po' al fulcro della magia. E l'unica cosa che ti viene in mente è che questo obiettivo era legato a quest'altro nome. Per cui era ossessionato. Questo Kragan Mega. Sì. No, non c'è. C'è una motivazione se la Shunari ha, ha reso messaggera Nami. C'è una motivazione. Che tu sappia è consuetudine utilizzare un'entità così elevata per... Come un messaggero? Scusami, scusami, Vale Mare. Beh, sì. Master, uh, che io sappia... A mia memoria è mai successo che mi i Quando vogliono qualcosa se lo prendono, ma sì. se c'è qualcosa che non possono prendere cercano di fare di tutto per, per prenderselo. Ah, come ti dicevo, dicevo l'altra volta, comunque loro ten se possono e vogliono soprattutto si prendono tutto quello che vogliono ma se non possono prenderlo cercano in tutti i modi di, di prenderlo in altri modi ma forse come come ti dicevo Nami ha il collegamento con Mekira ma e i guardiani sono sempre bramano sempre questo collegamento? No? Quindi sì. è possibile che passatemi il termine usino nami per... come, come dire, non usino, ma la... facciano dei regali o cose simili per farsi benvolere da lei per creare questo collegamento perché eh, mi diceva da quello che so non è unilaterale deve essere bilaterale per essere effettuato questo collegamento sia dal ranger sia dal ranger e sia dall'animale Però non capisco, non capisco tu cosa c'entri Soprattutto non capisco tuo nonno cosa c'entra Beh, come me anche mio nonno È alla ricerca del sapere Non solo mm -hmm. Beh, Forse... Shin era un'amicizia Non mi oserei mai a definirla così amici... Era amico di Shin? No, era come, come già Gudrik aveva parlato Appurato, e, e come avevo già detto anch'io, era suo maestro passato, anche se per pochi anni è stato maestro di, di Shin. Mio nonno, mm -hmm. e... sì, eh, tramite questa, questo legame che c'è stato in passato, anche mio nonno aveva avuto a che fare con potremmo definirle con le ricerche di Shin. Di che ricerche parliamo? Beh... Come... Per il momento... Come... Come mettere... Sì. Vabbè. ormai... Non mi sembra che ci siano più segreti tra di noi, ma direi. Più che segreti sono... Considerazioni e supposizioni. Supposizioni, no. no. Cerco semplicemente di difendere interessi di persone che dovrebbero rimanere nell'ombra, se vogliamo metterla così. Se il problema sono io, vado via. No, assolutamente no. Il problema sono io, Gudrick. Good non ti preoccupare. Semplicemente era stato mandato per cercare le Atmorill. Questo lo sapevo pure io. Le Atmorill? Come lo sapevi? anche? Squadre di ricerca. Le Atmorill? Tu conosci? Ah, Affascinante. Ma scusate, Quindi le ha parlato. Scusate, scusate. La pietra che è scomparsa. Era proprio quello? Era? No. no. Le Atboril sono molto più piccole. con la pietra non, non sono riuscito ancora a comprendere cosa fosse. Beh, dalla sua descrizione mi sembrava sì. una di quelle. No, no, no. Io non l'ho no. vista. No, 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 no. Assolutamente no. Le ho studiate. Eh, non solo con Shin. Per quei pochi Come. minuti. In cui abbiamo discusso di questa. missione di recupero. Ma anche con mio nonno, le, le atomiche ho anche definite le lacrime di drago, appunto per la loro natura e la loro nascita. Esattamente. Sono molto più piccole, sono. quella pietra. ho dei ricordi. Mio nonno mi parlava di queste pietre, ma. che siano correlate? Che supposizione un po' azzardata. Ma mm. con la magia tutto può essere giusto. Scusami, Sotel. Ma Dimmi. quindi la pietra che è scomparsa non era un Atmoril. Non era una pietra... Non un Atmoril. Perdonami. Non era una pietra... elementale. Pietra elementale. Master, dopo che dice questo nome specifico, posso... Un oh. conto o sono le Atmoril. Considerate pietre di creazione elementale e un conto sono le pietre elementali, sono molto differenti, sia uh, diciamo come composizioni. L'unica cosa che ti viene in mente è che le Atmore, le pietre di creazione elementale, sono piccole sferette grandi come la punta di un mignolo, mentre quella che hai visto tu era proprio una specie di goccia, goccia che... bella grossa, una sì. goccia più grossa, che è tutta particolare con del movimento dentro. Sì, sì, sì. Eh... Pietra sì, sono, sono diverse. So le atomori, come ti dicevo, sono molto più piccole. Pietra elementale. Non, non riesco ad associarvi ancora a nulla. Devo. Devo approfondire. Devo. Devo fare delle ricerche. Sicuramente riuscirò prima o poi riuscirò a dirvi qualcosa in più a riguardo ma ma stai una momento. domanda al ricordo che avevo io di mio padre che tutte le collane che aveva quello che ricordo io erano tutti pietre della stessa dimensione di diversa forma che, le tante collane che aveva che poi ho preso la mia ho preso quella simile alla mia esatto e a... mai nessuna aveva la forma di quella lì però la grandezza era sempre grossa e uguale. No, quella che ha al collo è differente, è tipo un, uh, un esagio. No, 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 no. Mm. mi sono spesso male. Non quella che io ho al collo, quella che mio nonno e mio padre sempre aveva al collo. E a um, no, no, quando c'è stato l'attacco dei vilcani a tre teste, praticamente quel ricordo lì, in quel ricordo lì era la stessa pietra che avevi in mano tu. Sì, ma lui aveva più pietre al collo. Sì. Mi ricordo la cosa. Le altre che... no. Erano di colori diversi, ma la visione del sogno è sfumata. Eh, no. Ti ricordi solo che ha sollevato, aveva diverse okay, okay. collane. Questa qui eh, l'ha sollevata e l'ha messa e l'ha usata, a quanto pare. Non capisco, dobbiamo andare... Tu mi hai detto che questa... Che una... Anzi, questa. Quella che avevo... Trovato che la, la Yugroga mi aveva donato. Non era un atmoril. Ma poteva essere una pietra elementale. Sì. Come ti dicevo, le, le atmoril sono molto piccole. Se tu no. mi dici. Sì. Come... No, io ti dico io ti dico quello che, che avevo. Te l'ho fatta, te l'ho mostrata. Sì, sì, certo. <sighs> Non è possibile fosse. Non lo so. Una pietra. Sempre un atomo del più grande. Potrebbe no. essere? No. Per quanto ne sei tu, Sotel, le atomiche sono tutte uguali come dimensione, grandezza, fattura. Cambia solo il colore. Sì, sono pressoché identiche, a parte per il colore. Credo sia determinato dalla sorgente di, del, della creazione di quell'elemento. Sì, infatti quella che avevo io probabilmente era cre sicuramente creata Noi, con l'elemento dell'acqua. Sì, atti. tu stai parlando. Sì, ho capito, ma. Sono non confuso. Sono, sicuro, sono no? confuso. Anch'io sono, sono sicuro. Mi eh, state mandando in confusione combustione? Non sono sicuro. Quella tendi era una che pietra. Che sia un processo di creazione? Potrebbe, potrebbe essere. Non, non ti saprei dire. Io ricordo, dal ricordo di mio padre, il sogno anzi, lui stringendo questa pietra. Quella pietra riuscì a creare un essere gigantesco? Ora? Ora? È possibile, fosse una, gre... una pietra elementare? Non lo so, non... sei tu l'esperto di queste cose? Non di certo io. Beh, a quanto pare no, non a eh... quanto pare no. Ho ancora molto da studiare. Per arrivare a, ai livelli di mio nonno mi servirebbero gli stessi anni di studio. Ok, io nel mentre loro parlavano volevo fare un riposo di 10 minuti. Sì? Qua davanti all'albero. Se è possibile. Facciamo che sono passati mentre loro parlavano. Ok, faccio il tiro. Mentre ti riposi senti, ma senza che ti. De concentri, come fa di solito che si avvicina a Nami. Così... E Kira, mi senti? Sì, dimmi. Conviene che andiamo dall'elfo, quella cosa era importante da dirgli. Ok. Molto importante, su. Muovi le tue chiappette puzzolenti. Andiamo, muoviamole assieme. Tu apri la porta, arrivi là davanti. Dove sono? E ah, la porta beh. è aperta, tu arrivi e loro stanno parlando. Eccoli qua. Vi dispiace? Mm? Ah, Mekira. Questo qua è... eccoli qua l'ho sentito. Sì, certo, era lì. Mekira. Eh, avremo mm. una cosa da dire a Sotel, ma forse è meglio se ti siedi un attimo. A sedermi. Che sta succedendo? Cosa può, implicherebbe sì, una... Hai preso un brutto colpo e... Quello che ti devo dire forse... Insomma, non è bellissimo, quindi... Mando le ciance su. Bene. Via il dente e eh... via il dolore. Non so, ti ha già accennato qualcosa, Gudrik, di quello che ci ha detto Nami? Sì. Mi ha detto il suo nonno gli ha riferito... Sì, il esatto. E... E tuo nonno... Tuo nonno ha parlato con la Shunari per concessione di un fantasma, fantasma eterno? Valimar... E... No, Valimar. Oh, Il okay, fantasma so. eterno, eh, mm -hmm. dai racconti di tuo padre Roche, sì. era un guardiano che poi è stato rilegato a controllare le anime di coloro che non vogliono passare nell'infinito. Una sorta di... Caronte. Praticamente, però Magia la trovo molto più pericolosa e molto più grande. Un guardiano non più guardiano. Chiamiamolo guardiano dalle anime. Perché era così che ti diceva tuo nonno. Cioè tuo padre, Roche, ma è... <ride> Sai, Vali, eh, in realtà i guardiani erano di più. Il Fantasma Eterno, infatti, era un guardiano e poi l'hanno. Rilegato, l'hanno esiliato ed è messo al servizio di coloro che noi conosciamo come guardiani, ragazzo. Lui è il guardiano delle anime. Questo è nei tuoi ricordi quando lui parla di Fantasma Eterno. A te Sotel non sovviene nulla. Ok, perfetto. E questo l'ha potuto fare. Eh, alla... Dopo che è avvenuta la sua morte, per l'utilizzo di, di un. Um... Una cosa che si chiama Kraken Mega. Non so se ti dice niente. E... Sotel. Mi dispiace dirtelo così. Fammi un tiro percentuale. <coughs> Proprio in quel momento notate che, mentre Sotel sembra essere triste, e piegare, la sua mano leggermente si illumina di un colore verde. E mentre si illumina di questo colore verde, scopriremo come andrà nella prossima sessione. Vi devo dire una cosa fondamentale, è che non sempre coloro che fanno di tutto per ricevere ciò che meritano o meno lo ricevono, perché spesso serve la fortuna e il coraggio. Di conseguenza, ciò che vi dico sempre, lasciandovi anche la sigla, è che la fortuna aiuta gli audaci. Auudentes fortuna juvat. le malze. Io sono Maximus Sarafin. Benvenuti su Temperia.